Hola amigo! Una cosa per cui combatto veramente con tutti i miei allievi è non solo comprati il libro originale, il metodo, compratelo su Amazon, nel tuo negozio di musica preferito, perché cosa costa lo stick contro? Costerà 12 euro. Ok, io te lo presto anche, vattelo a fotocopiare, ma ne spendi 15. Oppure se te lo scarichi da internet, poi te lo devi stampare, te lo devi rilegare, spendi di meno, compratelo nuovo, no? E non ti prendi i virus. Ma per di più, la cosa più importante in assoluto è che tu studi sul libro di carta, non studiare sul tablet o sul telefonino, perché non funziona, non va bene. I libri sono come dei diari, ti devi scrivere tutto, quanto l'hai fatto, come è venuto. Guarda, ti faccio vedere. Allora, guarda qui il vero nerd, questo è Ascent & Rebounce. E allora, ogni esercizio, ad esempio qua, ha il suo BPM specifico, qua in alto, anche hi-hat, ride, hat, snare, delle idee che ti vengono. E qui li ho fatti tutti, qui li ho fatti un po' alla volta, che ne so, oppure questo four-way coordination, mano destra sull'hi-hat, eccetera, eccetera, anche qui, questo 92, questo 90 BPM, insomma, è importantissimo che tu abbia proprio la possibilità di scrivere sulla carta quello che sta succedendo nel tuo libro di musica. Voglio dire, l'iPad, il tablet, piuttosto che anche il computer, il cellulare no, però va bene se tu vai a suonare dal vivo e hai tutto il tuo archivio di PDF, le partiture delle tue canzoni, le metti tutte lì dentro, ti fai una sorta di scaletta, allora è comodo, non hai tutti i fogli in giro. Però anche in questo caso, metti che devi fare una correzione veloce sulla partitura, avete deciso che tagliate una sezione, come la fai? Devi avere per forza foglio e birra, non c'è niente da fare. Quindi, per esperienza ti dico, se vuoi studiare bene in maniera efficace, ci vuole il libro di carta, possibilmente originale.